Dopo aver spiegato nel canto precedente la suddivisione dei tre restanti cerchi dell'inferno, Dante entra ora, e noi con lui, nel cerchio dei violenti. E il primo girone che incontriamo è quello dei violenti contro il prossimo. Ma prima devono scendere per quella specie di strapiombo pieno di sassi rotti. Qui viene chiamato ruina. Ma se ricordate, già Francesca parlava di una ruina. E più avanti, qui, in questo canto, ne verrà spiegata l'origine. Era lo loco, ove a scender la riva venimmo al pestro, e per quel che v'era anco, e per quel che c'era, tal ch'ogni vista ne sarebbe schiva, avrebbe paura. Dante è un genio nel creare suspense. Cos'è che c'era? Dante lo svelerà fra una decina di versi. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adice percosse, o per terremoto, o per sostegno manco, o per il mancato sostegno della base rocciosa? Dante allude qui, come scrivono tutti i commentatori, a quella gigantesca frana chiamata gli Slavini di Marco, che si trova a sud di Rovereto sulla riva sinistra dell'Adige. Che da cima del monte, onde si mosse al piano, è sì la roccia discoscesa che alcuna via darebbe a chi su fosse. Cotal di quel burrato burrone era l'ascesa. Siccome è una frana, non è liscia la parete e quindi può consentire a chi volesse scendere alcuna possibilità di farlo. In sulla punta della rotta lacca, sull'orlo superiore del dirupo, l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella valsa vacca. Ecco chi c'era che incuteva paura, il Minotauro. È un mito che è ricordato da Dante anche in Purgatorio, nella cornice dei Lussuriosi. È un mito complesso e straordinario, come sempre i miti. In breve la storia è questa. Pasife, moglie di Minosse, re di Creta, si era innamorata di un toro e per potersi congiungere con esso si fece costruire da Dedalo una vacca di legno in cui entrò. Da questa unione nacque il Minotauro, metà uomo e metà toro. Era un essere mostruoso e feroce, si nutriva di carne umana e fu rinchiuso nel famoso labirinto. E qui funge evidentemente da guardiano di questo cerchio. E quando vide noi, se stesso morse, siccome quei cui l'ira dentro fiacca. Interessante il commento della Chiavacci. Lo stesso verbo fiacca, egualmente in rima con lacca, è usato nel canto settimo per rappresentare l'abbattersi di Pluto alle parole di Virgilio. È evidente un richiamo fantastico delle due immagini nella mente del poeta, tanto più che si ripete qui anche l'idea che l'ira consumi l'uomo dall'interno, chiuse le virgolette. Lo savio mio inver lui gridò: forse tu credi che qui sia il duca d'Atene che su nel mondo la morte ti porse? L'espressione duca d'Atene è un evidente anacronismo, perché all'epoca di Dante Atene era un ducato. Ma come sapete, anche nell'arte i pittori dipingevano tutti con gli abiti del proprio tempo, medievali o rinascimentali. Non c'era questa mania del historically correct, potrei dire. Qui l'allusione è ovviamente a Teseo, figlio del re di Atene, città che doveva inviare ogni anno 7 fanciulli e 7 fanciulle da dare in pasto a quel mostro. Una volta tra i 7 fanciulli c'era Teseo, di cui si innamorò Arianna, figlia di Minosse, che gli diede il famoso filo.
Teseo riuscì a uccidere il Minotauro e grazie al filo uscire dal labirinto. Partiti bestia, che questi non viene ammaestrato dalla tua sorella Arianna, figlia di Minosse, ma anche di Pasife e quindi sorellastra, diremmo oggi, del Minotauro. Pochi versi per delineare i tratti essenziali del mito. Dante è grandioso in questo, ma va anche detto che i lettori dell'epoca i miti li conoscevano. Non viene ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per vedere le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella, vid'io lo Minotauro far cotale? L'immagine è quella di un toro al macello e tutti i commenti sottolineano che vuole indicare l'abbrutimento al quale si riduce l'uomo in preda alla violenza. E quello accorto, Virgilio, gridò rivolto a Dante: corri al varco, mentre che in furia è buon che tu ti cale, che tu scenda. Così prendemmo via giù per lo scarco, lo scarico, la frana di quelle pietre che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Varie volte Dante sottolinea il fatto che, essendo lui vivo, ha un peso che in questo caso fa muovere le pietre. Io già pensando, e quei disse: tu pensi forse a questa ruina che è guardata da quell'ira bestial che ora spensi? Tu ti chiedi forse il motivo di questa frana, il cui guardiano è il Minotauro, che rappresenta la matta bestialità e che io, Virgilio, ora placai. Qui lo chiama ira bestial. Al verso 19 diceva bestia. Da notare che sia il Minotauro, sia i suoi collaboratori che incontreremo fra un po', che sono i centauri, sono tutti metà uomini e metà bestie. E credo che questo abbia un significato. Or vo' che sappi che l'altra fiata, l'altra volta, che discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata. Del fatto che Virgilio fosse già sceso nel basso inferno ne abbiamo parlato a lungo nel canto nono. Quella discesa era avvenuta in ogni caso prima di Cristo e la roccia non era ancora cascata. Fu infatti la morte di Cristo a scatenare un terremoto, come riferisce il Vangelo di Matteo. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono. Ma certo, poco pria, se ben discerno che venisse colui, Cristo, che la gran preda levò a dite del cerchio superno, poco prima che Cristo scendesse agli inferi per togliere a Lucifero le tante anime del cerchio superiore, il limbo. A proposito della discesa di Cristo agli inferi, di cui ho già parlato quando abbiamo letto il canto quarto, c'è una cosa che mi ha lasciato perplessa ed è il commento del Boccaccio. Ve ne parlo anche se non cambia il significato di questi versi danteschi. Stando al credo e anche al catechismo, Cristo è sceso al limbo dopo la morte e prima della resurrezione. Il catechismo lo dice in modo esplicito, preliminarmente alla resurrezione. Invece, secondo il Boccaccio nel suo commento a questi versi, dopo la morte l'anima di Cristo andò in paradiso. E la domenica mattina, risuscitato da morte, egli andò al limbo e allora spogliò il limbo. Sono senza parole. Magari qualcuno me lo sa spiegare. Come sia possibile che il Boccaccio dica qualcosa di così contrario al catechismo, ma anche al credo? Andiamo avanti. Allora, poco prima che venisse Cristo, da tutte parti l'alta valle feda, fetida, puzzolente, tremò sì che
chi pensai che l'universo sentisse amor, per lo qual è chi creda più volte il mondo in caosso converso. Secondo la dottrina di Empedocle, la concordia, l'amore, dei quattro elementi, mescolandosi, provoca il caos, mentre la discordia, separandoli, genera l'ordine del cosmo. E in quel punto questa vecchia, antica roccia, qui e altrove tal fece riverso, fece questa frana. Qui e altrove, perché di pareti franate in inferno ce n'è più d'una. Ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia, s'avvicina alla riviera del sangue, in la qual bolle qual che per violenza in altrui noccia, chiunque nuoce agli altri con la violenza. Il fiume di sangue bollente è il Flegetonte, di cui verrà fatto il nome però solo nel canto XIV. O cieca cupidigia e ira folle che sì ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi sì mal ci immolle, ci immergi così dolorosamente. La più recente edizione critica di Federico Sanguinetti, basata su altri manoscritti, come sapete il manoscritto originario non c'è, presenta tante piccole differenze con l'edizione Petrocchi. Talvolta c'è però una differenza significativa, come qui, dove legge in modo diverso il primo verso della seconda terzina. Ve lo leggo perché a me piace di più. Poi io non sono in grado di valutare quale sia quella autentica. Oddio, al 100% credo che nessuno lo sia. Comunque, il verso suona così. O cieca, cupidigia e ria e folle, cioè e malvagia e folle. L'ira non c'è. Mi piace di più perché quello che Dante lamenta spesso, e non solo qui, è che all'origine di ogni violenza c'è la cupidigia, che scatena anche l'ira. Ma ieri come oggi, all'origine c'è sempre e soltanto la cupidigia. Andiamo avanti. Io vidi un'ampia fossa in arco torta, una fossa curva in cui scorre il fiume di sangue, come quella che tutto il piano abbraccia. È curva perché abbraccia, circonda tutta la zona piana che forma il settimo cerchio. Gli altri due gironi dei violenti, quelli contro se stessi e quelli contro Dio, si trovano poi all'interno di questo fiume. Secondo che aveva detto la mia scorta, come aveva detto Virgilio. E tra il piede la ripa ed essa, la fossa, intraccia, infila, corrien centauri, armati di saette come solien nel mondo andare a caccia. Veggendoci calar, ciascun ristette, si fermò, e della schiera tre si dipartiro, con archi e asticciuole prima elette, frecce scelte precedentemente. E l'un gridò da lungi: «A qual martiro venite voi che scendete la costa? Dite il costinci, di costì, da dove siete? Se non, se no, l'arco tiro. Insomma, alto là o sparo?» Lo mio maestro disse: «La risposta faremo noi a Chiron, costà di presso». A Chirone, che è il capo dei centauri, quando saremo vicino a lui. Mal fu la voglia tua sempre sì tosta. Virgilio ha evidentemente riconosciuto il centauro che si era rivolto a loro e gli ricorda che il suo essere sempre impulsivo gli fu nocivo. Poi mi tentò, mi toccò per attirare l'attenzione e disse: «E ora gli dice chi sono i tre centauri che si erano staccati dal gruppo. Quelli è Nesso, che morì per la bella Deianira e fe di sé la vendetta egli stesso». Come già dicevo, è fantastico questo saper evocare un mito, anche in questo caso assai complesso, in due versi. Io ci metterò un po' a raccontarlo. Allora, la storia è questa. Nesso,
si innamorò di Deianira, moglie di Ercole, mentre la portava sulla groppa per farle attraversare un fiume in piena. I centauri erano uomini nella parte superiore e poi col corpo di cavallo. Passato il fiume, Nesso cercò di sedurla, ma Ercole lo raggiunse e con una delle sue frecce avvelenate lo colpì, uccidendolo. Prima di morire, però, il centauro donò a Deianira la sua camicia insanguinata, dicendole che se Ercole si fosse innamorato di un'altra donna, indossando la camicia sarebbe tornato all'amore di lei. Così, quando Ercole si infatuò di Iole, Deianira gli fece indossare la camicia di Nesso ed Ercole, avvelenato, impazzì e morì. Quindi Nesso fece di sé la vendetta egli stesso. Bellissimo. E quel di mezzo che al petto si mira, che tiene gli occhi bassi, è il gran Chiron, il qual nodrì Achille. Era il precettore che allevò ed educò Achille, e in tutta la tradizione è presentato sempre come un saggio e sapiente. Quell'altro è Folo, che fu Sipien d'ira. D'intorno al fosso vanno a mille saettando qual anima, qualunque anima, che si svelle esce fuori del sangue più che sua colpa sortile, che le ha dato in sorte. Questi dannati sono infatti immersi nel sangue bollente, ma più o meno profondamente a seconda della gravità della colpa commessa. Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle, veloci, dal germanico snell. Chiron prese uno strale e con la cocca fece la barba indietro alle mascelle. La cocca è la tacca che sta sulla fine della freccia per poterla adattare alla corda dell'arco e con questa spostò la barba in modo da poter parlare. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni: «Siete voi accorti che quel di retro muove ciò che il tocca? Così non soglion farli i piedi morti». E il mio buon duca, che già lì era al petto, ove le due nature son consorti, dove si congiungono le due nature umana ed equina, rispose: «Bene vivo! E sì soletto mostrarli mi convien la valle buia». Per gli antichi soletto si riferisce a Virgilio, ma oggi la maggioranza pensa si riferisca a Dante, nel senso di solo tra i vivi, anche se da un punto di vista della sintassi è a Virgilio che si riferisce. Secondo me hanno ragione gli antichi. Necessità li ci induce, conduce, e non diletto. Necessità, come già dice il convien del verso precedente. Tal si partì da cantare alleluia che mi commise questo ufficio nuovo, Beatrice naturalmente. Non è ladron, né io anima fuia, ladra. Ma per quella virtù divina, per cui io muovo i passi miei per sì selvaggia strada, danne un dei tuoi a cui noi siamo a provo, a cui possiamo stare appresso, vicino, e che ne mostri là dove si guada, dove si può guadare il fiume, e che porti costui in sulla groppa che non è spirto che per l'aere vada. Cioè che possa volare Dante naturalmente. Chiron si volse in sulla destra poppa sul fianco destro e disse a Nesso: «Torna e sì li guida, torna indietro e guidali come essi desiderano, e fa cansar, scansare, s'altra schiera v'intoppa, vi viene incontro». Or ci muovemmo con la scorta fidata lungo la proda, la riva del bollor vermiglio, dove i bolliti facien alte strida. I bolliti, vabbè. Io vidi gente sotto infino il ciglio, quelli con le colpe più gravi. Il gran centauro disse: «Ei son tiranni,
che dir nel sangue e nell'aver di piglio, che presero non solo i beni dei loro sudditi, ma anche il loro sangue, uccidendoli e depredandoli. Quivi si piangono gli spietati danni, le offese compiute senza pietà. Quivi è Alessandro. Su chi sia questo Alessandro, i pareri sono discordi. C'è chi ha pensato ad Alessandro di Fere in Tessaglia, vissuto nel IV secolo avanti Cristo, della cui crudeltà parla tra gli altri Cicerone, escludendo Alessandro Magno. Perché? Perché Dante nel Convivio ne parla bene. Oddio, è vero, ne parla non male, ma nemmeno bene. Comunque la grande maggioranza dei commentatori, soprattutto gli antichi, pensa si tratti di Alessandro Magno, argomentando in sintesi che quando si dice Alessandro e basta, si intende lui. Giusto. Il fatto è che noi siamo affascinati da questi sanguinari bruti del passato, grandi, grandi dove? Io sono molto contenta che Dante lo metta in inferno ad affogare nel sangue che ha versato. E Dionisio Fero, feroce, che fe Sicilia aver dolorosi anni, Dionigi il Vecchio, il famigerato tiranno di Siracusa. E quella fronte, calpel così nero, ricordiamoci che sono immersi fino al ciglio, è Azzolino. Qui mi devo fermare. Si tratta di Ezzelino III da Romano, che la propaganda guelfa dipingeva come un crudele e spietato tiranno, mettendo in giro una voce secondo cui era addirittura figlio di Satana. La storia, come sappiamo, la scrivono i vincitori. In tutti i commenti si legge «tiranno della Marca Trevigiana». In realtà governava su quasi tutto il nord Italia. Di Ezzelino ho già parlato quando a Francesca ho affiancato la figura di Cunizza. Ebbene, Cunizza era la sorella di Ezzelino. Ezzelino era un grande personaggio, era vicario dell'imperatore Federico II e aveva sposato una figlia di Federico II. E come Federico II, secondo me, era cataro. Anche lui era stato scomunicato nel 1248 da Innocenzo IV con una bolla che lo definiva belva sanguinaria in sembianze di uomo, nemico pubblico del genere umano, eretico manifesto e altre amenità del genere. Nel luglio 1254, Federico II era già morto, il Papa Innocenzo IV, preoccupato per il crescente numero di eretici catari nel nord Italia, bandì una crociata contro di essi, gli eretici. Chiunque avesse partecipato avrebbe goduto delle stesse indulgenze previste per i crociati in Terra Santa. Questa è una storia poco conosciuta ma documentatissima. E adesso viene il bello, perché alla crociata erano chiamati a partecipare tutti i cristiani in grado di combattere, ma esplicitamente non Ezzelino. Perché? Perché è colpevole di atti troppo gravi contro la Chiesa. Per esempio, aveva imposto a preti e frati di pagare le tasse e naturalmente dove governava lui l'Inquisizione coi suoi tribunali non aveva il permesso di entrare. E non è finita, perché un anno e mezzo dopo, nel frattempo era cambiato il Papa, il nuovo Papa Alessandro IV bandì anche lui una crociata. Non più contro gli eretici, ma contro il vero nemico da combattere, Ezzelino da Romano. Ezzelino è un personaggio affascinante, la cui storia terribile, non per quello che lui ha fatto, ma per quello che gli hanno fatto, andrebbe davvero riscritta.
Dante lo mette in inferno tra i tiranni, accogliendo la versione guelfa, come ha messo in inferno Farinata e Federico II. Non poteva fare diversamente. Passiamo agli altri tiranni. E quell'altro che è biondo è Opizzo d'Esti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo. Leggo dal commento della Chiavacci. È Obizzo II d'Este, signore guelfo di Ferrara, famoso per la sua crudeltà. Si noti che Dante affianca qui, come altrove, imparzialmente un ghibellino e un guelfo. Morì nel 1293, ucciso, secondo una voce a cui non tutti credevano, dal figlio Azzo. Il per vero fa pensare che Dante voglia accreditare quella voce. Il suo disprezzo per Azzo d'Este è rilevato qui dalla parola figliastro. Chiuse le virgolette. Figliastro può significare figlio illegittimo o anche figlio snaturato. Allor mi volsi al poeta e quai disse: questi ti sia or primo e io secondo. In altre parole, fidati di quanto dice Nesso. Confermando così, notano tutti, le affermazioni a proposito della morte di Obizzo. Poco più oltre, il centauro s'affisse, si fermò sovra una gente che fino alla gola parea che di quel bulicame uscisse. Bulicame è il nome di una fonte di acqua bollente nei pressi di Viterbo. Da qui per dire sorgente di acqua bollente. Mostròci un'ombra dall'un canto sola, dicendo: colui fesse, fendette o, virgolette, aperse violentemente col coltello, come scrive il Boccaccio, in grembo a Dio, in chiesa, lo cor che in su Tamisi ancor si cola. Su questa vicenda i commentatori raccontano da sempre versioni un po' diverse. Si tratta comunque di Guido di Montfort, vicario per la Toscana di Carlo I d'Angiò. Per vendicare la morte di suo padre Simone, fatto uccidere dal re d'Inghilterra, pugnalò un tale Enrico, cugino o nipote di questo re, in una chiesa di Viterbo nel 1272. Il cuore di questo Enrico fu poi portato a Londra e collocato in una coppa d'oro su una colonna o in mano a una statua su un ponte sul fiume Tamigi. L'espressione si cola viene intesa dai commentatori antichi come si venera, dal verbo latino colere, mentre i moderni pensano per lo più che significhi gronda sangue. Perché quel delitto commesso alla presenza del re di Francia e di Carlo d'Angiò, che qualcuno ritiene conniventi, rimase impunito. Secondo me anche qui hanno ragione gli antichi. Poi vidi gente che di fuor del rio tenean la testa e ancor tutto il casso, il busto, e di costoro assai riconobbi io. Così a più si facea basso quel sangue, sì che cocea pur li piedi, soltanto i piedi, e quindi per di qui fu del fosso il nostro passo, il nostro passaggio. Sì, come tu da questa parte, dalla parte da dove sono partiti, vedi lo pulicame che sempre si scema, disse il centauro, voglio che tu credi che da quest'altra, oltre il guado, a più e più giù prema lo fondo suo, cioè diventi sempre più profondo, infinché si raggiunge, si ricongiunge, ove la tirannia convien che gema. Mi sembra chiaro. La divina giustizia di qua, oltre il guado, punge quell'Attila che fu flagello in terra, e Pirro e Sesto. Su questi due c'è incertezza, sono comunque personaggi considerati violenti tiranni. E in eterno munge le lacrime, e in eterno munge, spreme le lacrime, il soggetto è sempre la divina giustizia, che col bollor diserra.
sprigiona, fa uscire le lacrime a Rinier da Corneto e Rinier Pazzo, che fecero alle strade tanta guerra. Sono ladroni, briganti di strada dei tempi di Dante. Poi si rivolse e ripassossi il guazzo, cioè tornò indietro riattraversando il guado. E con questo finisce il canto dodicesimo. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata con l'inquietante, straordinario canto dei suicidi.